remember, next time you pay your tax. Brescia, capitale della moda e dell'eleganza e della bellezza. Una vetrina a cielo aperto di tutto quanto la nostra città può offrire nel suo meraviglioso centro storico. I bresciani l'hanno apprezzato nella prima giornata dell'evento 13 B-Mod, che dal pomeriggio alla sera inoltrata ha visto riempire le vie e le piazze all'inverosimile. Sfilate di moda, eventi musicali, esibizioni di piazza, cena all'aperto, con lunghe tavolate allestite nelle vie più belle del centro e ancora giochi per bambini, solidarietà con il progetto Come tu mi vuoi, tutto all'insegna del Made in Brescia. Comune e associazione dei commercianti insieme per dire la crisi c'è, ma Brescia guarda avanti. La città anche quest'anno ha risposto, forse anche un po' al di là delle aspettative, perché il momento è un momento di crisi, lo sappiamo tutti, quindi abbiamo detto vediamo qual è la risposta dei commercianti del territorio, degli sponsor. Mi sembra che la rete sia stata anche quest'anno creata, quindi siamo molto soddisfatti. Nella giornata dedicata alla moda, largo spazio anche ai giovani che sotto il porticato della loggia con The Cube hanno portato esperienze innovative e si sono confrontati con professionisti di lungo corso. Evento nell'evento del 13 B-Mod, la consegna del grosso d'oro ad un grande giovane campione bresciano, Andrea Cassarà, che presto sarà testimonial di una controllata della loggia. Esattamente, oggi il massimo dell'eccellenza sportiva bresciana, perché è un campione del mondo. Ha una scuola importante a Brescia con tantissimi ragazzi che vengono cresciuti da lui, dalla sua presenza, del suo allenatore, quindi era un giusto riconoscimento. Sono davvero contenta di poter essere qua, di rappresentare Brescia nello sport e di poter vedere che è così, così bella, perché è davvero bella. Giravo prima tra le vie e sono orgoglioso di essere bresciano. A Cassarà, premiato anche per l'eleganza sportiva, un riconoscimento significativo al suo allenatore Massimo Meri, la consegna della vittoria alata. E al sindaco Andrea Cassarà ha donato un fioretto utilizzato durante il mondiale. Coriaceo, determinato, un occhiali di chiare, insomma, una persona che avevamo bisogno di mostrare alla comunità, perché comunque trasmette valori positivi, che sono i valori dello sport, dell'agonismo che rimane leale. Ecco, questa cosa certamente è importante.